Quando io dico che senza trucco faccio cagare, cioè non lo dico per falsa modestia, ecco perché lo dico, perché ho questa faccia la mattina, diciamo appena sveglia, anche se sono sveglia da un'oretta. Quindi ho questa bruttissima faccia. Questi sono i miei occhiali da vista, sì. Forse non li avete mai visti nei miei video, comunque. Questa è la mia brutta faccia quasi totalmente struccata. Ho messo solo la matitina dentro l'occhio perché veramente ho detto che altrimenti qui ci schiattano tutti quelli che vedono il video. Quindi ho cercato di riparare un attimino. Allora, sono completamente struccata perché volevo fare un mi preparo con voi. Ora, io ho fatto Get Ready With Me, che però sono quelli con la musichetta sotto, così qui dovrebbero essere dei video un po' più chiacchiericci. Siccome oggi sono di chiacchiere, ho detto registriamolo. Poi, visto che... io non capisco perché dallo specchio mi vedo colorata, dalla videocamera mi vedo bianca. Vabbè. Visto che Elisa mi sta facendo una sorta di terrorismo psicologico, tra virgolette, per vedere il tutorial del trucco che avevo nel video sugli smalti, se non sbaglio, sì, lo smokey marrone, ho detto facciamo un mi preparo con voi così ve lo faccio vedere. Tengo a precisare una cosa, il trucco che avevo io in quel video... per quanto riguarda gli occhi, perché poi blush e rossetto li ho messi io. Però il trucco occhi l'ho fatto seguendo un tutorial di una ragazza che si chiama Makeup by Eman, che è una guru americana, o inglese, ma credo sia americana, che è bravissima tra l'altro. Quindi lei ha replicato questo smokey marrone, ma lei poi ha messo il nero alla fine, io non lo metterò, per fare il trucco di Jennifer Lopez ai Grammy Award. Io invece appunto ho tolto il nero e ho cambiato blush e rossetto, però il trucco di base l'ha fatto lei, non è una mia idea, mi sembrava giusto dirlo. Quindi, allora, cominciamo. Quindi, legati i capelli e tolti sommariamente quelli dal viso, io non capisco come fanno certe ragazze a truccarsi gli occhi con la frangia praticamente sopra l'occhio, cioè, vabbè. Io se non ho la faccia libera non riesco a truccarmi. Ma rifaccio paura stamattina, benissimo. Cominciamo. Allora, per prima cosa vado a coprirmi le occhiaie perché non vi voglio più spaventare, cioè le avete sopportate abbastanza. Quindi vado a utilizzare un correttore della Paris Memory, cioè questo costa 1 euro e copre tantissimo, è questo qui il correttore, nella tonalità dark, che non è tanto scura, cioè vedete un salmone più che uno scuro. E quindi vado a coprirmi le occhiaie, ne metto poco perché è molto cremoso, quindi oltre a coprire parecchio, se si esagera con questo prodotto, che è molto cremoso, ripeto, va a finire tutto nelle pieghette, non è il caso. Lo sfumo con l'iBookie della Mineral Will Work For You. Questo pennello purtroppo non è più prodotto. Avete seguito il Festival di Sanremo? Ditemi. Cioè, io l'ho scritto anche su Facebook, lo seguo per lo più per la litizzetta che mi fa morire da ridere. Tipo, ieri sera ho fatto la battuta su Monica Bellucci che ha lasciato Vincent Cassel, io mi sputerei in faccia con la cannuccia rivolta al contrario, è stata meravigliosa. Quindi lo seguo per la Bellucci. Sì, ciao, quindi lo seguo per la litizzetto, per la Bellucci, per la litizzetto. Però devo dire che quest'anno le canzoni in gara fanno un po' cagare quasi tutte, infatti a me ne piacciono soltanto due. Mi piace la canzone di Renga, intanto metto l'Instant Anti-Age sopra l'altro. Infatti mi piacciono la canzone di Renga e la canzone di Noemi, che non capisco perché nella classifica provvisoria l'hanno classificata tipo dodicesima, cioè perché? È una canzone bellissima. Vabbè, quella di Renga secondo me vince Sanremo, io l'ho detto dal primo momento che l'ho sentito, ho detto questa vince il festival. Cioè apriamo il Toto Scommesse, però secondo me vince Renga con la sua canzone Amami Ora si chiama, che bellissima. Anche lui è un bel figo, diciamocelo, dai, diciamocelo che Renga non è proprio un brutto ragazzo. Ok, intanto ho quasi finito la correzione delle occhiaie, forse. Forse non è il caso che io continui a fare questi video, perché potrebbe anche uscire un video da 1 ora, ho paura. Ok? Sono sparite le mie occhiaie, eccole! Quindi una volta fatte sparire le occhiaie, passiamo agli occhi. Primer di Avon. E quindi terremo queste due. Per il resto, sì, c'era Renzo Arbore che ha fatto come dire, un bell'intervento, però un po' troppo lungo per i miei gusti. Cioè, avrebbero potuto tagliare 10 minuti visto che erano in ritardo. Altro ospite è il cantante inglese che non mi ricordo come si chiama. Bellissima canzone. Per il resto, le altre canzoni in gara. Tra l'altro, io vorrei sapere, Frankie Energy alla sua età che va a fare rap a Sanremo con le scarpe da ginnastica bianca se non si vergogna, cioè che cacchio ci vai a fare? Infatti, è l'ultimo in classifica. Allora, messo il primer, che cosa faccio? Vado a mettere un matitone della Kiko che è uno Smoky Lokey Shadow. Questo era della collezione Dark Hero, nel numero 9, che è questo grigio antracite con i glitter.
Ora, se voi avete un grigio antracite senza glitter sarà ancora meglio. Quello che ho io ha il glitter, ce lo teniamo con i glitter. Questo qui, vedete? E la vado a mettere solo sulla palpebra mobile. Arrivo fino alla piega, ma non vado proprio nella piega, altrimenti mi rende difficile la sfumatura. Quindi solo sulla palpebra mobile. Ok, non mi voglio così male, però voglio farvi vedere un attimino quello che combino, se no non vedete niente da lontano, credo. Quindi vado a mettere questo. E quindi Sanremo, insomma, vedremo. Certo, me lo sono data sull'occhio dove non dovevo, va bene. Altro, non lo so, in questi video di che cosa si parla? Io vedo ragazze che parlano di tutto, di serie televisive, di telefilm. Io telefilm non ne seguo, come sapete io seguo più le telenovelas. I telefilm non li amo. Però mi drogo i telenovelas, infatti per ora sto rivedendo Terra Nostra. La cosa, vado a sfumarlo con un pennello da correttore, la base cremosa. La cosa bella è che lo sto vedendo in contemporanea su Rai 3. E sono arrivata alla puntata 120 o 121, una cosa del genere. E lo sto vedendo in contemporanea su YouTube. Perché ho ricominciato a vederlo da capo. Giustamente, avendolo rivisto su Rai 3 già praticamente a metà, ho detto fammi rivedere l'inizio che non me lo ricordo. Cioè, io l'ho visto nel 2000. Nel 2000 proprio, Terra Nostra, la prima volta. Quindi sono passati un po' di anni. Non me lo ricordavo più. Infatti, mi sono andata a rivedere le prime puntate. E ora sono alla puntata 38 su YouTube e alla 120 su Rai 3, quindi ok. Sì, mi rendo conto che per chi non è appassionato di telenovelas, quello che sto dicendo è un po' una cavolata, però passatemela, siamo qui per chiacchierare. Allora, il primo colore che applico sulla palpebra mobile, sopra il grigio, è un marrone caldo, che è un marrone di Kiko, adesso vi dico anche che numero è perché devo toglierlo dalla palette, il 217 degli ombretti Infinity, della linea Infinity. E lo vado ad applicare con un pennello morbido. Io utilizzo questo qui di H&M da ombretto. Quindi prendo il marrone generosamente, carico, scuoto l'eccesso e lo applico sulla palpebra mobile sopra il grigio. Quindi vado a coprire il grigio. Così. Prossima settimana scendo a Palermo, se tutto va bene, perché è pronta la mia pergamena di laurea. Cioè, finalmente dopo 4 mesi è pronta, quindi mi vado a riprendere la laurea. E vado a trovare le mie amichette, sono troppo felice. Sì, io sono felice con poco, però capite bene che se alle tue amiche ce l'hai a 200 km di distanza, non è che puoi vederle tutti i giorni, quindi. Allora, cerco di coprire sommariamente tutti i glitter. La base la andremo a fare dopo semplicemente perché si creerà piuttosto, cioè si creerà molto fallout, essendo degli ombretti scuri, e quindi la base la faccio dopo. Quindi vado a coprire, cerco di coprire quasi tutti i glitter. Per quanto possibile, ecco perché vi dicevo che se avete un'antracite matte sarà ancora meglio. Cerco di coprire tutti questi benedetti glitter, l'ho detto 6 volte, e porto il marrone fino alla piega dell'occhio. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Messo il marrone, prendo un pennello da sfumatura pulito, questo qui è della Elf base, e vado a sfumare nella piega, cioè senza aggiungere ombretto, solo con il marrone che ho appena messo. Quindi lo sfumo un po' nella piega col pennello pulito. Ah, è bello che quella canzone del cavolo di Franca Energy ce l'ho in testa da ieri sera, mannaggia, perché poi più una canzone non mi piace, più la canticchio, è normale. Eccolo qui. Poi vado a prendere un altro marrone, però stavolta prendo un marrone sul rossiccio, che è sempre una bivalva di Kiko, diciamo, ed è il numero 210, vedete, questo marrone terra di Siena, diciamo, sul rossiccio. Lo prendo col pennello di Elf che vi ho appena fatto vedere e lo metto nella piega dell'occhio, invece. Quindi qui dobbiamo fare una bella sfumatura piuttosto alta, vedete, sul rossiccio. È piuttosto rossiccio, ora andiamo a sfumare meglio. Alzo un po', quindi vado oltre la mia piega dell'occhio, quindi vado ad alzare il trucco. Eccolo qui, vedete. Quindi lo alzo, faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi andiamo a sfumare meglio, quindi ok. Tra l'altro, ragazze, se la prossima settimana riesco. Cioè, dipende da quale giorno vado a Palermo perché ancora non lo so. Però se riesco, prossima settimana vi giro il video sulla postazione make-up, così vediamo di accontentare tutte le ragazze che me lo stanno chiedendo, perché veramente me lo state chiedendo in molte. Poi prendo un pennello simil 217 di MAC, quindi un simil così. Questo è della Emily Makeup. Eccolo qui. E col pennello pulito vado a sfumare la sagoma rossiccia, quindi vado a sfumare il bordo più alto del rosso, diciamo, che poi non è un rosso, è un marrone rossiccio, comunque lo vado a sfumare, ecco, per evitare di avere una sagoma troppo netta, e faccio la stessa cosa da questa parte. Io vi ricordo che non sono una make-up artist, quindi
Siate clementi. Ok, dicevo, quindi se io riesco ad avere il tempo, la prossima settimana vi registro la postazione make-up, perché me lo state chiedendo in ogni dove, praticamente su ogni social mi ritrovo messaggi di gente che mi prega di fare la postazione make-up, quindi ok. Non è che vi ho fatto aspettare così tanto perché volessi essere pregata, solo che oltre ad essere in continuo mutamento la mia postazione make-up, intanto mi è sbavata la matita, fantastico, oltre ad essere in continuo mutamento, ci sono state una serie di circostanze avverse, nel senso, o mi manca il tempo perché ci vuole più di un'ora per registrare il video sulla postazione make-up e poi il montaggio, eccetera. E quindi, oltre a non avere il tempo, c'è stato anche il tempo atmosferico un po' ballerino, cioè mi serve una giornata di sole, altrimenti non si vede niente perché non è di fronte alla finestra, è laterale. Poi vado a prendere un altro marrone caldo, però più scuro di quello di Kiko, che prendo da una palettina di Essence che si chiama To Die For, era il numero 5. Vado a prendere il marrone col buco, questo, che come potete notare non mi piace per niente, con un pennello da sfumatura sempre, pulito. Questo è leggermente più scuro e un po' più freddo rispetto a quello di Kiko. E vado a fare la V esterna con questo marrone. Quindi qui. Sarà una cosa impercettibile, però è una cosa che... Cioè, si nota un pochino che la parte finale dell'occhio è più scura, quindi serve a dare maggiore definizione. Quindi lo vado a posizionare in una sorta di V e poi lo andiamo a sfumare. Quindi così. La V la faccio soltanto nella palpebra mobile, però non vado nella piega, quindi cerco di non andare sull'ombretto marrone rossiccio. Mi limito qui. E poi riprendo il simil 217 e lo vado a sfumare con il marrone di Kiko. Quindi così vado a sfumarlo un pochino. E cerco di sistemarmi l'angolo esterno dell'occhio a seconda di, insomma, del mio gusto personale. Quindi sfumacchio un po' assieme i colori. Pedala, voluta tu la bicicletta. Che canzone di merda. Va bene. Ok. Quindi con i marroni ci siamo più o meno. Ora pulisco il pennello. Io qui ho un pannetto microfibra giallo con cui pulisco i pennelli velocemente. Quindi do una mezza pulita e poi sistemo le ultime sfumature. Ok. E ok. Io non ricordo se avessi messo l'eyeliner nell'altro video. Comunque, ultimo ombretto. Abbiamo finito per quanto riguarda la parte sopra. Vado a prendere un color panna, un color crema, quello che volete. E io ne vado a usare sempre uno di Kiko, ma perché ho la mia paletta a portata di mano, che è questa. Ve l'avevo già fatta vedere, quindi io uso il crema, questo qui. Che è il numero, perché tu dici giustamente, dici il numero, che è il numero 214, e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare un pochino, giusto per dare un tocco di luminosità al trucco, già che non faremo punti luce almeno. Ok, poi andremo a rifare anche le sopracciglia tranquilli. Poi vado a mettere la matita nera all'interno dell'occhio, questo ha bisogno di essere temperato però, quindi ok. Abbiamo temperato un po' troppo. Vabbè, questa è la Super Shock Gel Liner di Avon, quella nera, che come potete notare mi sta abbandonando, è diventato un mozziconcino ormai. Quindi la vado a mettere all'interno dell'occhio, sia nella parte superiore. Io per mettere la matita sopra, posiziono la matita nel dotto lacrimale, chiudo l'occhio e la lascio scorrere sopra. E la vado a mettere anche nella, giustamente nella rima interna inferiore. Ok. Stessa cosa dall'altra parte, vi ripeto, io l'avevo già messa la matita nera, però se n'è un po' andata. Siccome non ricordo di aver fatto, non ricordo se ho fatto meno la riga di eyeliner, questa volta la vado a fare e uso la matita di Collister nera, che è la matita design occhi nera, che è la numero 101, e la vado a utilizzare per fare la riga di eyeliner, perché dentro l'occhio questa matita su di me non regge niente, cioè sbava in 10 minuti. Però siccome è una matita molto morbida, per fare l'eyeliner è perfetta perché scrive velocemente, quindi facciamola una righetta piuttosto sottile, non mi interessa che sia spessa, è giusto per definire la linea delle ciglia. Un momento da parte, un attimo di silenzio. Ok, faccio la linea dall'altra parte e poi la andiamo a sistemare. Fatta la mia righina di eyeliner, la vado a sistemare con un pennello angolato. Quindi con un pennello pulito vado a ripassare sopra la linea di matita in modo da averla più definita, perché mi ha lasciato un po' di buchetti. Ora voi non credo lo vediate da questa distanza, però insomma mi ha lasciato un po' di buchetti. Così.
quindi lo vado a sistemare con un pennello pulito. Questa è una tecnica che adotto spesso, perché poi avete l'effetto dell'eyeliner in gel anche utilizzando una matita, quindi è una cosa pratica. Sistemo un po' la linguetta finale, chiamiamola così, la codina, la linguetta, chiamate un po' come volete. Ok, più o meno sistemata anche dall'altra parte. Poi ultimo passaggio per gli occhi e poi basta. Mi sa che questi video fatti da me non hanno molto motivo di esistere. Sto cercando un pennellino, ok. Vado a prendere un pennello piccino piccino e vado a riprendere il marrone della Essence che avevo utilizzato sopra, scusate. Dicevo, riprendo il marrone scuro dalla palette di Essence con un pennellino piccolino e lo vado a passare sulla linea delle ciglia inferiori, quindi qui lo applico alla fine dell'occhio e poi lo vado a sfumare verso l'interno. Quindi così. Ok, è una cosa impercettibile, giusto per avere un po' di definizione in più anche sotto. Ok, non arrivo proprio all'interno dell'occhio, ecco, diciamo che arrivo a tre quarti. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e con gli occhi abbiamo finito. Ok, con gli occhi abbiamo finito, dobbiamo mettere il mascara lo mettiamo dopo, o almeno io lo metto dopo aver fatto la base il mascara, quindi torniamo indietro. Quindi gli occhi finiti sono questi. Facciamo la base e poi facciamo il mascara. Allora, per la base, volevo provare con voi un fondotinta che mi ha inviato gratuitamente l'Axia Beauty, che è questo qui, che si chiama fondotinta riformante dermocompatibile o il free ad effetto antilucido. E questo è il colore più chiaro che mi hanno mandato, che è il 123, si chiama Nude Look. È abbastanza chiaro, però vediamo un attimo. Allora, sono 30 ml con scadenza 12 mesi e lo sto provando con voi, cioè mi è arrivato ieri. Allora, lo applico con le mani. Aspettate che però prima devo pulire perché avere le mani sporche di matita nera non aiuta. Quindi lo applico con le dita. Vedete come esce direttamente dal tubetto, quindi è molto liquido. Vabbè. Quindi lo vado ad applicare e vediamo com'è. Allora, non mi piace applicare fondotinta con le mani in genere, però quando provo un fondo per la prima volta, non conoscendone la texture, preferisco usare le mani. Dopodiché, conoscendo la texture, scelgo il metodo più consono per ogni fondotinta. Che sì, dovete sapere che io per ogni fondotinta ho il suo metodo, nel senso ho fondotinta che stendo con la spugnetta, fondotinta che mi piace stendere con... intanto guardate come mi sta coprendo i brufoletti. Che mi piace stendere con i pennelli duo fibre, fondotinta che stendo con pennelli a lingua di gatto. Quindi insomma, per ogni fondotinta io trovo il suo pennello o la sua spugnetta. Sì, ok, il colore è il mio, quindi è felicità già solo per il colore. Cioè, è difficile trovare fondotinta chiari in Italia. Penso che chi ha il mio stesso colore di pelle più o meno mi può capire. Quindi lo vado a stendere. Questo è da stendere con la spugnetta però. Ok, poi ha smesso di uscire da solo, quindi ora lo facciamo uscire noi. Ok. Ah, è in crema, non è propriamente liquida. Cioè, nonostante sembri molto liquido, in realtà è in crema. O meglio, io faccio un po' di... vedete? Fa un po' di attrito quando lo vai a tirare, quindi non è liquidissimo. Vediamo un pochino. Adesso vi canto una canzone per intrattenervi, uno scherzo. Non vi voglio così male, già mi sono fatta vedere struccata, non esageriamo. Ok. Ok, finisco di applicarlo sulla fronte e vi faccio vedere il risultato finale, facciamo così. Allora, finito di applicarlo, il colore è questo qui. Ora in videocamera sembra molto più chiaro di me, vi assicuro che ci siamo, è anche un mezzo tono più scuretto, però niente di grave, quindi questo è il fondotinta applicato. Allora, come prima applicazione vi dico che mi sembra piuttosto coprente perché io qui avevo un brufoletto, qui me l'ha coperto e non ho messo il correttore. Quindi mi sembra abbastanza coprente, il colore mi sembra il mio. Ora lo testerò un altro po' e poi ve ne parlerò, vi farò una recensione. Quindi devo testarlo per bene, però insomma mi piace come primo effetto. Non ho ancora messo la cipria, però si è asciugato, non è appiccicoso, resta piuttosto asciutto. Voi calcolate che i prodotti XEA sono formulati per pelli grasse, acneiche e pelli impure, quindi cioè sono formulati specificamente per quel tipo di pelle. Quindi insomma mi piace come prima applicazione. Vedremo più avanti. Vado a mettere la cipria, quindi non metto neanche il correttore. Anche se le occhiaie avrebbero bisogno di un ripassino, però vabbè. Allora, come cipria applico, volevo mettere la Stay Matte della Rimmel, però non la trovo, non so dove l'ho messa. Quindi, come cipria, vado ad applicare questa qui della Benecos,
che non mi piace tanto, se devo essere sincera. Io ho comprato diversi prodotti Benecos, però uno solo mi è piaciuto finora tra tutti quelli che ho comprato, quindi non lo so. Ve ne devo fare una recensione, la vado ad applicare appunto con un pennello da cipria, questo l'ho comprato dai cinesi. Non ne metto troppo perché comunque il fondotinta mi sembra piuttosto asciutto, quindi non ho bisogno di andarlo ad opacizzare, perché vedete è rimasto piuttosto opaco come fondotinta. Lì si vedrà un po' lucido perché ho la luce del sole sparata in faccia, però vi assicuro che è piuttosto opaco come finish. Quindi già lui da solo potrebbe andare bene se non avete una pelle particolarmente oleosa. Quindi tampono un po' di Triprium. Arredandota. Dicevo, c'è mio fratello che sbraita con ragione, ma vabbè. Allora, la maglietta che ho addosso fa abbastanza cagare. Allora, faccio un po' di contouring con questa che ho comprato su Asos, che è una terra della bourgeois, che ha forma di tavoletta di cioccolato. È troppo carina, così. Solo che è un pelino più scura di me, quindi ne devo mettere veramente poca. Ed è aranciata, quindi non è una terra esattamente formulata per il contouring. Però chi se ne frega, siccome io sto facendo il contouring con le terre aranciate, ultimamente mi va bene. Quindi ne prendo pochissima e vado a fare un po' di contouring. Uso questo pennellino qui a forma di, vedete, di ovetto. Questo è della Joshua, sono i Simili Real Techniques. E quindi faccio un po' di contouring. Vado a scolpire gli zigomi. Calcolate che il contouring deve essere fatto diversamente in base alla forma del viso. Io per la mia forma attuale del viso preferisco fare così. Scolpisco un po' gli zigomi. E poco 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 qui sotto il mento. Giusto per eliminare un po' di quel doppio mento che ancora mi tormenta. Quindi vado a scurire qui. Lo so che probabilmente non è la tecnica corretta, però è la tecnica con la quale mi trovo bene io. Ok. E basta, perché poi le tempie e il resto mi vanno bene così. Sì. E quindi passo al blush. Il blush che avevo applicato nel famoso video è un blush minerale della Elf, che non ho preso perché vi dicevo che non mi sono preparata le cose. Si chiama Bliss. Così. Ed è un colore naturalissimo, perché è un nude praticamente. Ve l'ho già fatto vedere in diversi video. Ora, se riesco a non buttarlo tutto a terra, ve lo faccio vedere. Allora, io non lo sfumo per farvi vedere il colore, è questo qui. Vedete, è molto naturale, poi quando viene sfumato diventa ancora, vedete, più chiaro e naturale. Tant'è che ne vado a mettere un pochino sul tappo del blush e lo vado ad applicare con il Kabuki, questo piccolino di H&M che vi ho fatto vedere nel video precedente a questo, se non sbaglio, l'ultimo video acquisti, e quindi lo vado a mettere sulle guance. Non esagero perché comunque sembra da non colorare, ma colora parecchio, e quindi lo metto sulle guance e lo vado a sfumare verso le tempie, però non proprio qui, cioè a me non piace mettere il blush proprio sulle tempie. Quindi lo stendo per bene. Ok. E lo vado a sfumare un po' con le mani, perché a me piace che il blush si veda poco, lo sapete, non mi piace che sia molto evidente. Ok, blush messo. Passiamo alle labbra, perché mi sa che ho fatto un video da 30 minuti. Sulle labbra che cosa faccio? Vado prima a contornarle con la matita di Bottega Verde che si chiama Mattone, che è questa qui, sull'arancio. Aspettate che ve la faccio vedere. Questa. Quindi faccio il contorno labbra con questa matita. La meno peggio, perché non mi interessa, insomma, avere la bocca perfettissima. Non è che devo uscire, quindi ok. Ok, una volta fatta la bocca da Joker, vado a mettere come rossetto Captivating di Elf, che è questo rossetto arancione, cioè è mattone, ha lo stesso colore della matita. Ora vi faccio vedere vicini. Vedete, hanno più o meno lo stesso colore. E quindi vado a metterlo sulle labbra. Ok, ultimi due passaggi che mi stavo scordando, dobbiamo rifarci le sopracciglia e mettere il mascara, ovviamente. Io già me ne stavo andando, avevo finito. Allora, le sopracciglia le vado a rifare con il kit della Beauty UK, questo qui. Questo mi è stato inviato dalla Beauty UK e vi devo fare una recensione monomarca, tra l'altro. Non trovo. E ultima cosa, vado a mettere il mascara e vado a mettere il mio adoratissimo Collistar Mascara Design. L'ho comprato io il mascara, così come ho comprato io la matita, cioè i prodotti Collistar che avete visto li ho acquistati io. Ed è un mascara che sto adorando. Ha lo scovolino in setole, diciamo in pelo, con questa forma. E vado a fare due passate, quindi ne faccio una prima sulle ciglia. Seconda passata veloce perché mi sta finendo il tempo sulla videocamera.
Allora, sciolti i capelli, il risultato è questo. Quindi questo è lo smoky. Ve lo rifaccio vedere un attimino, visto che ho ancora 2 minuti. Eccoci qui. Niente di complicato, però vedete, fa questo sguardo molto intenso, quindi questo è. So this. Spero che vi sia piaciuto. Elisa, spero che tu sia contenta adesso che ti ho fatto vedere come si fa questo trucco. Come hai visto, non era niente di complicato. Quindi vi mando un bacio. Vi ringrazio per aver visto il video e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!